Ho presentato una proposta di legge come gruppo Alleanza Verdi e Sinistra per l'eliminazione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, che i PFAS, che sono molto molto pericolose per la salute umana, si accumulano nel sangue, ma poi vanno in circolo attraverso le acque, attraverso naturalmente il suolo e perfino nell'atmosfera, quando sono oggetto di procedimenti atti a, per esempio, eliminarle dai filtri oppure attraverso l'incenerimento. Ecco, qui una cosa che si riguarda soprattutto il mio territorio, dove appunto si vuole realizzare un inceneritore per incenerire i fanghi che sono il risultato del processo di depurazione delle acque urbane. Ecco, quindi oggi è stato presentato il manifesto, un manifesto che dovrebbe essere conosciuto prima di tutto dal governo e anche da tutte le forze politiche, perché la proposta delle varie associazioni, delle mamme che hanno lottato per anni contro i PFAS, che purtroppo sono presenti in una percentuale pericolosissima all'interno del corpo, i corpicini direi dei figli, e chiedono alla politica, cioè che si faccia una proposta di legge trasversale che si convinca il governo ad intervenire attraverso il progressivo abbandono nei cicli produttivi di queste sostanze, è già possibile la loro sostituzione. Negli Stati Uniti si è provveduto con una legislazione molto restrittiva e così anche in alcuni stati europei. Tipo la Svezia, la Germania e altri ancora, la Danimarca e così via, che presenteranno una proposta anche di regolamentazione di normativa a livello europeo. Quindi se ci fosse anche l'Italia sarebbe un grande risultato.